Perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice. Ovunque, il comune finalmente predispone i piani di disinfestazione per scarafaggi, topi e zanzare in tutto il centro abitato e nelle frazioni. Valzer in consiglio comunale, la consigliera Caldara passa al gruppo misto, Rosa Calò si dimette e al suo posto entra Rosalba Canasta. L'estate con la valigia dei libri, i bambini viaggiano con la fantasia, i libri e l'arte grazie all'iniziativa del maestro Carmelo Bacco. Taurino resta in panchina, per il Bitonto Calcio prime ufficialità in vista del prossimo campionato, riconfermato l'allenatore, Alessandro Degli Esposti sarà invece il direttore sportivo. Buonasera e bentornati all'appuntamento settimanale con il notiziario di Radio Doppio Zero. Lo abbiamo sentito dai titoli. Dopo le lamentele dei cittadini, al via dal 6 luglio il piano di disinfestazione su tutto il territorio comunale. Le lamentele sono arrivate da più parti a giusta ragione. La città, la nostra, come molte altre nel circondario, è stata invasa da blatte e scarafaggi che hanno scatenato le ire dei cittadini. Da Palazzo Gentile hanno comunicato che prenderà avvio lunedì 6 luglio l'annuale piano di disinfestazione programmato su tutto il territorio comunale dal servizio per i lavori pubblici. Il piano comprende la derattizzazione, la deblattizzazione, la disinfestazione contro zanzare e insetti alati nelle aree pubbliche del centro urbano e delle frazioni. La deblattizzazione verrà effettuata dal 6 al 10 luglio dall'azienda Chemipool Italia di Taranto. Gli interventi saranno previsti per i mesi di luglio, agosto e settembre in diverse giornate. Il comune in una nota poi informa che per le aree private, abitazioni, cortili, aree verdi condominiali, pozzetti di pertinenza delle abitazioni sono tenute ad intervenire autonomamente i diretti interessati, proprietari o titolari delle aree. E ora passiamo alla politica. Il passaggio al gruppo misto della consigliera Valentina Caldara e la questione della sede del PD dividono la maggioranza. Si dimette intanto il vice sindaco Rosa Calò. Al suo posto entra Rosalba Camasta del Movimento 70032. È stata una seduta del Consiglio Comunale molto accesa, quella di martedì 30 giugno, una seduta in cui sono emerse alcune fratture all'interno della coalizione di maggioranza. A cominciare dalla fuoriuscita, a pochi mesi dall'ingresso nell'assise, della consigliera Valentina Caldara dal gruppo politico di Iniziativa Democratica, per diversità di vedute. Mi corre l'obbligo di comunicare formalmente la mia decisione di lasciare il gruppo Iniziativa Democratica, per diversità di vedute. La decisione è stata contestata dagli altri esponenti del gruppo, Michele Daucelli ed Emanuele Sanicandro, che hanno accusato Caldara di essere stata attirata dalle sirene di vecchi marpioni della politica.
contestando che, a causa del lockdown, non c'è stata occasione di collaborare e di palesare quella diversità di vedute denunciata dalla consigliera. Accuse che hanno spinto Franco Scauro ad intervenire duramente contro Iniziativa Democratica e l'intera maggioranza. Siamo diventati un consiglio comunale, praticamente alla bulgara. Siete passati tutti in maggioranza. Perché? Perché chi gestisce tutta questa situazione mette nelle condizioni di dire: ti do la chiave perché tu mi devi dare questa cosa. All'attenzione del socialista anche la questione della sede del PD e il pericolo che questa sia destinata ad uso commerciale. È un pezzo della nostra storia di Bitonto. Allora dobbiamo cercare di creare e di dare un significato a quell'immobile facendolo diventare parte attiva di questa città. Ma la questione divide lo stesso PD e il consigliere Francesco Brandi ad andarci più pesante, non risparmiando accuse molto probabilmente rivolte all'assessore Marina Salierno, in quota proprio PD. Da parte di un'amministrazione che si dichiara di centrosinistra non ci sia la sensibilità di tracciare una linea di continuità. C'è un misto di meschinità e ignoranza, no? Quando rabberciamo le cose, no? Quando i primi venuti prendono decisioni senza sapere neanche dove abitano, dove si trovano. Intanto, nuovo cambio nella squadra di governo. Il vice sindaco Rosa Calò, come era stato già annunciato tempo fa, esce di scena. Al suo posto entra la 26enne Rosalba Camasta, vicina a 70032, con deleghe tuttavia diverse e senza ereditare il ruolo di vice sindaco. E ora una notizia. Questa settimana, dopo la nomina avvenuta dal Consiglio Superiore della Magistratura e con la ratifica del ministro Bonafede, si è svolta la cerimonia di insediamento di Anna Rosa De Palo al Tribunale di Taranto. La concittadina, 63enne e madre di due figli, è la prima donna presidente del Tribunale della Città dei Due Mari. Sarà a capo di 5 presidenti di sezione, 53 giudici e 29 giudici onorari con relativi uffici. La sua carriera è cominciata alla fine degli anni 80 in Basilicata. Dal 2000 è stata giudice al Tribunale dei Minori, dal 2014 è stata presidente della sezione GIP e GUP del Tribunale di Bari. E continua l'enorme successo di Valigia dei Libri. La rassegna cerca di portare nei più piccini la passione per la lettura. Parlare della valigia dei libri significa assistere a scene meravigliose. Tantissimi bambini attenti e curiosi. L'aria sì estiva, ma davvero serena. Centro e periferie dolci e uniti in un solo filo conduttore. Continua, sotto il crocente sole della bella stagione, la bellissima iniziativa di Carmelo Bacco, una di quelle persone che meriterebbero applausi senza se e senza ma, e che vede nel punto di forza il profondo abbraccio tra i discepoli e le maestre. Un abbraccio particolare, perché leggero, e candido. È stata un'idea che è venuta prima del Covid, che era quella di educare alla lettura, ed è partita molto in sordina, molto semplicemente, con una mail inviata dalle case editrici che hanno poi risposto inviandoci dei libri. È diventato importante per i bambini venire fuori dalle case, avvicinarsi in una piazza, prendere un libro e leggerlo. Sta andando benissimo. Ma soprattutto anche culturale, perché pieno zeppo di libri, colmi di passioni e speranze, e persino a tema libero. I libri sono stati scelti in base all'età. Sono libri di avventura, di narrativa, si va dai classici, ma si va anche specialmente su libri di nuove case editrici. E ora un po' di musica. Il compositore bitontino Vito Vittorio De Santis conquista le radio italiane e straniere. In queste settimane i suoi brani Ninnabel e La Luna e Giorgia sono stati trasmessi da molte emittenti anche oltreoceano. In questi mesi è risuonata in metropolitane, aeroporti e in alcune stazioni di bus italiani grazie a Telesia TV. Ora invece Ninnabel è arrivata via radio direttamente nelle case degli italiani e persino oltreoceano. Grazie al contest FM7VA, il brano scritto e composto da Vito Vittorio De Santis e cantato da Rosalba Caldarola è infatti in rotazione su 80 radio della nostra penisola e su 12 straniere, fra cui due newyorkesi e un'australiana. Il brano Ninnabel nasce nel 2016 come regalo di compleanno per mia figlia,
ed è un brano di cui ho scritto sia il testo attraverso un acrostico che la musica, appunto, pensando alle principesse Disney, che erano appunto le protagoniste delle, insomma, delle giornate di mia figlia passate davanti alla TV. Le sonorità fiabesche sono state molto apprezzate sia dagli organizzatori del contest che dal pubblico. Per diverse settimane ha scalato attraverso le votazioni, insomma, sostenute dalla etichetta discografica Soridi Music e anche dalla mia edizione, insomma, Magilla Spettacoli, che hanno praticamente foraggiato e incentivato a votare questo brano, facendoci scalare dalla Lega E fino alla Lega A. Qui sono entrati in gioco un po' di amici bitontini, ringrazio Pasquale Falacar del gruppo Bitonte delle Scoprire, ma tanti amici personali dell'associazione che mi hanno sostenuto facendomi prendere oltre 2000 voti, voti che mi hanno consentito di essere messo in rotazione su 80 radio italiane e 12 radio straniere, tra cui due di New York e una australiana. Un enorme traguardo per De Santis, che ora può vantarsi di essere in playlist insieme a Bon Jovi, Deep Purple, Roby Facchinetti, Gianna Nannini e tanti altri artisti internazionali. Non solo, Ninnabel è anche fra i primi 25 brani ascoltati e cliccati sulle radio italiane. Se dovesse approdare in top 10, potrebbe essere trasmessa ancora per altre 12 settimane. Il momento felice della carriera di Vito Vittorio De Santis è confermato anche da un'altra notizia. In questa settimana un altro brano composto da me, però il cui testo è stato scritto dalla penna del poeta Francesco Baldassarre, si chiama La Luna e Giorgia, e in classifica in diverse radio regionali italiane. Il brano è dedicato a Giorgia Soriano, la giovane ragazza di Santo Spirito che perse la vita lo scorso agosto dopo essere stata travolta mentre era in bici. La canzone, interpretata dalla cantante bitontina Gabriella Attivissimo, sta avendo forti apprezzamenti, tanto è vero che resterà in rotazione per altre settimane in diverse radio. Ninnabel e La Luna e Giorgia sono entrambe disponibili su tutti i digital store. E anche la bitontina Francesca Ricciardi, in arte Cecca, lancia il suo nuovo singolo In My Shh. Nel testo un riferimento orgoglioso alla sua città e un invito ad essere sempre se stessi. Torna la rapper bitontina Francesca Ricciardi, in arte Cecca, con il nuovo singolo Is My She. Io sono di Pitone, di smashy. La traccia prodotta e mixata da Walino è un connubio di allegria e ironia, con le quali la 29enne esprime il suo messaggio, sino a farlo diventare un mood, uno stile di vita. Sono di Bitonto, Is My She, è così che Cecca non fa mancare il riferimento orgoglioso alle sue origini bitontine, all'interno del testo del suo singolo. Lo stesso è veicolato anche dal festoso e colorato videoclip, disponibile su YouTube e realizzato da Domenico Lamanna. Protagonista la stessa rapper, truccata da Alessandra Centrone. Siate sempre soddisfatti di ciò che siete realmente e delle persone che vi circondano con amore, quello vero. È il commento con cui la bitontina ha presentato sui social il suo singolo, che sicuramente non sarà l'ultimo. Infatti ha già annunciato che il suo viaggio non si fermerà di certo qui e che già lavoro per altre sorprese. E dopo la passeggiata nella Lama Balice sono tante le idee che la Proloco cittadina ha in mente per la seconda parte del 2020, con un occhio sempre attento al territorio, ma non solo, e in attesa magari anche di una sede. Le idee per la seconda parte di 2020 già ci sono, eppure tante. Una festa, ma diversa dal solito, dedicata all'olio. Eventi per capire meglio cosa sia stato effettivamente il Medioevo e le escursioni, in città e non solo. Dopo la passeggiata nella Lama Balice, la Proloco bitontina ha fatto il punto su quello che si vorrebbe realizzare nei prossimi mesi. Stiamo cercando di dare dei contenuti nuovi, diversi, per dare un nuovo vigore sia alla Proloco stesso che al suo inserimento nel territorio della città. Parlare di futuro vuol dire anche parlare del passato e da quello che si è fatto l'anno scorso. E qui l'elenco è cospicuo e comprende il baratto dei giocattoli, la grasta sulla terrazza, che torna anche questa volta, la mostra dei presepi e quella sull'arte sacra, e tanto altro. Tutto nonostante si sia ancora senza una sede, dopo oltre un anno di attività. Idee, si diceva in principio,
Una di queste è ricordare chi è stato in prima linea con il Covid-19. Si era pensato, magari se riuscissimo, di individuare tutti i medici e gli infermieri o tutti coloro che hanno collaborato negli ambienti Covid, bitontini, che lavorano fuori, ma richiamarli così per una serata e brindare insieme, ringraziarli per tutto il lavoro e il sacrificio che hanno compiuto in questo periodo. E ora lo sport, prime ufficialità in casa Bitonto in vista del prossimo campionato di Serie C, il primo della sua storia. Alessandro Degli Esposti è il nuovo direttore sportivo, confermato invece sulla panchina neroverde l'allenatore Roberto Taurino. Il Bitonto riparte da una novità e da una conferma. Alessandro Degli Esposti, nuovo direttore sportivo, mister Roberto Taurino ancora sulla panchina neroverde. Arrivato luglio e messa alle spalle la stagione 2019-2020 che ha decretato la storica promozione in Serie C per la prima volta in assoluto, il Bitonto inizia a guardare al futuro muovendo i primi passi della programmazione verso la sua prima apparizione tra i professionisti, annunciando la prima grossa novità del nuovo corso e confermando uno dei protagonisti dell'incredibile cavalcata nel girone H di Serie D. Alessandro Degli Esposti sarà il nuovo direttore sportivo. Andrà a ricoprire il ruolo ricoperto fino ad oggi da Leonardo Rubini, che però resterà ugualmente nello staff dirigenziale. È lui dunque il primo volto nuovo del Bitonto targato 2020-2021. Umbro di Spoleto, Degli Esposti, laureato in sociologia, ha indossato la casacca da calciatore fino ai 28 anni, ma poi si è tuffato nel percorso di dirigente sportivo ed osservatore, partendo dalla sua terra, con Spoleto, Sporting Terni, per poi arrivare in Serie B con la Ternana. Dopo l'esperienza con la Maceratese, lavora al fianco del direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, in qualità di osservatore nazionale per la formazione ducale. Nelle ultime due stagioni, Degli Esposti, prima di essere dell'Audace Cerignola in D, poi torna in Serie B come collaboratore dell'area tecnica del Pescara. Con Degli Esposti dunque il presidente Francesco Ronsiello amplia la struttura dirigenziale e si affida per il mercato ad un uomo di sicuro affidamento e comprovata esperienza. Da un lato una novità, dall'altro una conferma. Mister Roberto Taurino siederà sulla panchina del Bitonto anche nella prossima stagione. Confermato pure lo staff a supporto dell'allenatore, che ha guidato in neroverde alla conquista del professionismo. Gigi Anaclerio sarà il vice allenatore, Gianni Iorino il preparatore dei portieri, il prof Paolo Rizzo il preparatore atletico. Il direttore sportivo Degli Esposti e mister Taurino col suo staff verranno presentati ufficialmente in occasione di una conferenza in programma martedì 7 luglio alle ore 19 presso la sala stampa dello stadio Città degli Ulivi di Bitonto e che Radio Doppio Zero seguirà in diretta. Lanciamo ora la nostra nuova rubrica estiva Il Leone sotto l'ombrellone, in cui racconteremo i personaggi che hanno reso grande il passato della società neroverde. Dunque Danilo Cappiello non poteva non partire con Vincenzo Modesto, uno dei capitani più amati di sempre. No, non si è fermata alle 18 circa del 22 aprile 2018 la storia d'amore fra Vincenzo Modesto ed il Bitonto. Non si è fermata quando ha smesso di battersi con la mano sul petto all'altezza del cuore del leone, quando ha calcato per l'ultima volta l'erba del Città degli Ulivi, o quando, accompagnato da occhi che a stento riuscivano a trattenere lacrime e delusione, ha fatto ritorno verso casa, incognandosi nei vicoli del centro storico, là dove tutto ha avuto inizio. In quelle stradine strette, alcune senza uscita e con i massi che rendono instabili ogni passo, un ragazzino dribbla i propri compagni come fossero sagome statuarie, sterza con la leggerezza e la veste di uno sciatore le curve di quei vicoli, e poi scarica nell'arco circoscritto di porte costruite alla meno peggio, bordate di destro, che non lasciano scampo ai malcapitati portieri. Dopodiché si batte con la mano sul petto ed in faccia gli esclama: «Io sono Vincenzo Modesto, porto la maglia numero 7 e un domani sarò il capitano del Bitonto». Nessuno sembra credergli, alcuni lo deridono, altri ancora lo sbeffeggiano, fino a quando, in un uggioso pomeriggio del 2007, contro la Viribus Unitis, quel ragazzino lanciato in campo da mister Giacomo Zunico stupisce tutti, mette a segno la sua prima rete fra i big e dà il definitivo via alla sua stupenda storia d'amore con quella maglia nero-verde. Una storia fatta di alti e bassi, di gioie e dolori, di inferno e paradiso. Una storia fatta di trofei come la Coppa Italia, con tanto di gol da Cineteca e dedica speciale in quel pomeriggio di Rutigliano. Una storia fatta di parole da consegnare davanti ai microfoni, quando tutto girava per il verso storto e quasi come le sentissi un obbligo, era sempre prima a metterci la faccia. Non ha mai illuso nessuno Vincenzo Modesto. Se c'era da dire in faccia una verità scomoda e riportare tutta la realtà, lo faceva senza troppi fronzoli e poi, alle parole, faceva valere la domenica la legge del campo.
quel campo che l'ha reso uno dei capitani più amati di sempre nella storia del Bitonto, tanto da farci pensare che no, la sua storia d'amore non si è interrotta in quel pomeriggio d'aprile alle 18 circa, ma che forse batterà per sempre sotto quella mano appoggiata all'altezza del cuore sul viso di quel leone. E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi auguriamo un buon fine settimana e ci vediamo sabato prossimo. Come si può contrastare una minaccia invisibile, rendendola visibile? Immuni è l'app che può aiutarci a contenere la diffusione del coronavirus. Come funziona? Se un utente risulta positivo, l'app informa, nel rispetto della privacy, gli altri utenti che sono entrati in contatto con lui, spezzando così la catena del contagio. Ma per farlo, dobbiamo scaricarla e usarla in tanti. Fallo anche tu. Un piccolo gesto per un grande paese. Perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice.